Ciao ragazzi, oggi voglio parlare di Orton, della tecnica Orton. Questo effetto viene applicato moltissimo, a volte in maniera esagerata, forse anche in maniera un po' abusata, nelle fotografie specialmente di paesaggio, ma può essere utilizzato anche nel ritratto. Questa tecnica serve per dare un senso di magia, un'atmosfera un po' fantasy alle nostre immagini. È stata inventata dal fotografo Michael Orton. Entriamo infatti nel suo sito. Ti lascio il link in descrizione se vuoi andarti a fare un giro nel suo sito, e sostanzialmente si tratta di una tecnica inventata da Michael Orton per far assomigliare le sue foto a immagini con la tecnica ad olio. Altro non faceva che mettere in camera, quando utilizzava la pellicola, due fotografie, due fotogrammi, di cui uno sfocato. Per curiosità ti faccio vedere anche la parte Fine Art Prints, e più che altro sono rimasto un po' stupito, però questa è dare anche il valore al proprio lavoro e i prezzi praticamente di una stampa o delle sue stampe. Stiamo parlando in questo caso di una stampa 30x45. Ma ritorniamo alle nostre fotografie digitali. Con l'avvento della fotografia digitale e della post-produzione digitale, moltissime sono state le tecniche inventate per emulare questo effetto. Ogni settimana quasi ne scopro una. In questo tutorial di oggi ti voglio far vedere tre tecniche che ho utilizzato nel tempo e ti farò vedere qual è la mia preferita. Entriamo in Photoshop. Nell'applicare questa tecnica dobbiamo ricordarci che gli elementi da applicare per ottenere questo effetto Orton sono sostanzialmente quattro. Dobbiamo applicare sfocatura, contrasto, aumentare l'esposizione e la temperatura colore. Partiamo da questa fotografia scattata in autunno, dove ho messo un paio di livelli di regolazione, niente di che, solo per farti vedere un minimo di post processing. Il primo metodo è un metodo molto semplice che ho imparato, se non vado errando, qualche tempo fa dal grandissimo Enrico Fossati, il quale consiste nel creare un livello somma, quindi comando CTRL ALT SHIFT E creo praticamente questo livello somma. A questo devo mettere una sfocatura, quindi vado su filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Ora, quanto sfocare? Questo dipende da vari fattori, principalmente dipende dalla risoluzione della nostra fotocamera. Io uso in questo caso una fotocamera a 24 megapixel e la regola generale che possiamo un po' dare è quella di moltiplicare il numero di megapixel della nostra fotocamera a 1.25. Nel mio caso 24 megapixel uguale 30, quindi metto 30 pixel di sfocatura. In questo modo ho eliminato la visione di tutti i dettagli fini dell'immagine, però gli elementi dell'immagine stessa sono ancora visibili. Do ok. A questo punto mi porto sul immagine, regolazioni, e siccome devo lavorare sull'esposizione e il contrasto per avere questo effetto, mi porto con luminosità e contrasto il contrasto a 100, alzo la luminosità intorno a 50, ok, indicativamente, e con ok ho finito praticamente il mio processo. Adesso però devo abbassare l'opacità. Di solito la porto a 0 e poi la alzo intorno al 15-20%, e questo è il nostro effetto Orton. Spero che YouTube ci lasci vedere un pochettino. Eccolo qua. Di solito è buona norma non dare questo effetto ovunque. Per esempio nelle ombre non è necessario dare l'effetto Orton, cioè non ha un effetto nelle parti scure dell'immagine. Quindi generalmente o si dà sulle luci o sui mezzi toni. In questo caso non voglio utilizzare il plugin TK8 di Tony Kuiper, lo utilizzerò in un tutorial dedicato. Vado quindi a prendermi i canali, col tasto comando CTRL faccio clic su RGB e carico le luci 1 praticamente della mia foto. Qui in basso clicco su questa icona e creo una maschera dove ho applicato praticamente le luci all'immagine. E questo è l'effetto Orton applicato solamente alle luci. Posso poi riregolare ovviamente l'opacità. Questo è il primo metodo.
A questa cosa posso anche aggiungere? Volendo posso aggiungere un livello di dettaglio, perché con l'effetto sfocato mi vado a perdere in questo caso tutta una serie di piccoli dettagli che però danno appunto l'effetto fantasy alle mie immagini. Supponiamo che questa cosa non mi vada bene, voglio recuperare un po', quindi ancora una volta Command and Control Alt Option Shift E, creo un altro livello somma, mi porto su filtro, altro, accento a passaggio e qui metto un livello di raggio molto molto basso, ad esempio 1, do ok e mi porto per esempio su sovrapponi. In questo modo vado a recuperare, se guardi qui l'effetto sulle foglie, vado a recuperare un po' di dettaglio. Anche in questo caso potrei applicare una maschera per evitare che il dettaglio vada a lavorare sulle ombre, ma insomma in linea di massima questo è il concetto, il principio. Ti faccio vedere che ho creato un'azione per andare molto veloce nell'applicare questa tecnica, dove vedi ho applicato un livello somma con la sfocatura e il contrasto e l'esposizione modificato, ho abbassato l'opacità al 20% e ho aggiunto un livello di dettaglio fine con appunto uno come pixel che posso attivare o disattivare a piacere a seconda della necessità. Posso anche applicargli una maschera e con un pennello poi nero o bianco decidere dove appunto dare o togliere contrasto, giusto per fare un esempio. Questa stessa tecnica può essere applicata anche a un ritratto, anche tutte le altre tecniche possono essere applicate a un ritratto, e ti faccio solamente vedere applicando la mia azione qual è l'effetto finale, quindi prima e dopo. Come vedi abbiamo questo glow, questo bagliore che si crea, che è molto bello, dà un'idea molto fatata al ritratto stesso. Posso aggiungere il dettaglio, guarda ad esempio sui capelli l'effetto prima e dopo, quindi recupero del dettaglio che può essere importante, come sugli occhi, le sopracciglia, le labbra, eccetera, eccetera, pur mantenendo appunto una bella atmosfera quasi onirica. Ma direi di proseguire con le altre due tecniche. La seconda tecnica che ho imparato un po' di tempo fa è stata grazie al fotografo Sean Bagshaw, famoso per quanto mi riguarda per aver fatto tutti i tutorial, una grandissima parte di tutorial dell'etichettato di Tony Kuiper, da lì infatti l'ho conosciuto, e si tratta di una tecnica che ho trovato all'interno di questo corso, le mie tecniche favorite appunto su Photoshop. In questa tecnica Sean Bagshaw lavora praticamente con un maggiore controllo delle varie componenti, quindi non solamente del contrasto dell'esposizione, ma anche ad esempio quella delle luci, delle ombre, della texture, eccetera, eccetera. Ok, andiamo a vedere in dettaglio. Premetto che la tecnica l'ho un po' variata per essere adattata appunto alle mie esigenze. Ho sempre la mia stessa immagine di partenza. Creo anche in questo caso un livello somma, Command Option Shift E oppure Control Alt Shift E per chi usa PC. Lo trasformo in oggetto avanzato, lo converto in oggetto avanzato e gli applico un filtro Adobe Camera Raw. Ok, chiudo perché non voglio fare nient'altro. A questo punto vado a duplicare questo livello in maniera linkata però. Quindi o lo trascino qui sotto sul più oppure semplicemente faccio Command Ctrl J e tutto quello che vado a fare su questo livello praticamente come camera raw, però ovviamente intendo come modifica, lo trovo anche nel livello sottostante. La prima cosa che vado a fare è portare questo livello superiore in modalità moltiplica. A questo punto l'altra cosa che vado a fare è dare una sfocatura, quindi sfocatura, controllo sfocatura, anche in questo caso do 30 come prima, ok, ma questa cosa non può finire qui perché ho un'immagine che di fatto non funziona.
Quindi mi porto a fare doppio clic sul filtro Adobe Camera Raw in uno qualsiasi dei due livelli, perché tanto quello che vado a fare su uno si applicherà anche sull'altro, quindi per comodità lo vado a fare sul livello sottostante e apro il filtro Adobe Camera Raw. A questo punto qui vado a fare tutta una serie di regolazioni, quindi alzo l'esposizione anche di molto se serve, perché tanto poi questo effetto, o meglio questi livelli, verranno abbassati molto come opacità. Abbasso anche un po' il contrasto, alzo le ombre, ok, le luci le posso anche un po' abbassare. Per quanto riguarda i bianchi e i neri potrei fare un qualcosa del genere, poi l'immagine la vado a ritoccare successivamente e mi vado anche a muovere con la texture la chiarezza. Ok, vediamo un po' cosa succede. Ok, e come vedi l'immagine, che adesso ha avuto le stesse regolazioni sia nel livello sottostante che in quello superiore, è diventata questa. Però questa immagine è ancora un po' troppo scura, ma guarda come già assomiglia tanto a quell'effetto Horton che abbiamo visto prima, precedentemente, nel sito di Michael Horton. Ritorno dentro al filtro Adobe Camera Raw, miglioro ancora un po' la mia immagine, quindi ad esempio posso alzare ancora un po' i bianchi, i neri, ok, gli posso dare anche un po' di vividezza e saturazione. Quindi vedi, nel momento in cui entro dentro Adobe Camera Raw ho un sacco di controlli che posso utilizzare e la mia immagine è migliorata molto. A questo punto posso mettere questi due livelli dentro un gruppo, quindi comando CTRL G, che chiamerò Horton, ok. Abbasso l'opacità, eccoci, per esempio un 30-25%, e come vedi anche in questo caso ho creato un effetto Horton, appunto. L'immagine si è un po' scurita, per far questo non devo fare altro che entrare ancora una volta nel filtro Adobe Camera Raw, alzo l'esposizione e la mia immagine, come vedi, si schiarisce. Anche in questo caso posso applicare solamente alle luci, quindi comando CTRL clic sui canali nell'immagine RGB, la applico cliccando sulla maschera e ho l'effetto applicato alla mia immagine, in modo da non andare a lavorare appunto sulle ombre dove non serve. Ma adesso ti vado a illustrare l'ultima delle tecniche, la terza, che ho imparato da un po' e che ritengo in assoluto la migliore. L'ho imparata da Nick Page, da questo video che trovi qui ad esempio, e ti lascio ovviamente tutti i link in descrizione, e questo è quello che mi piace di più e vedrai proprio il perché. Entriamo ancora una volta in Photoshop ed eccomi in Photoshop sempre con la stessa immagine. Devo partire sempre creando un livello somma, quindi Command Option Shift E o Control Alt Shift E per chi usa PC. Chiamo questo livello Horton e lo trasformo, o meglio lo converto, in oggetto avanzato. A questo punto do subito una sfocatura. Eccola qua, controllo sfocatura, come sempre per quanto mi riguarda di 30 pixel, e do OK. A questo punto però diminuisco l'opacità e la porto al 12%, quindi 12%, eccolo. 12 dice Nick Page perché fa comodo, nella tastiera 1 e 2 sono praticamente vicini, sostanzialmente tra il 10 e il 15%. A questo punto applico già le luci, quindi vado sui canali, su RGB comando CTRL clic, ritorno sui livelli e applico una maschera. Quindi ho già le luci 1 sostanzialmente applicate al mio livello. Ovviamente avrei potuto usare qualsiasi pannello che produce maschere di luminosità. A questo punto porto l'opacità a 25. A questo punto mi porto sul filtro Camera Raw. Eccolo qua, e qui posso andare a fare tutte le modifiche perché ho le opzioni che mi servono. Quindi posso aumentare l'esposizione, porto il contrasto al massimo, ok, posso alzare anche la temperatura per scaldare l'immagine,
le luci dipende, dipende dal tipo di immagine, insomma, se voglio alzarle oppure no. Le ombre lo stesso, posso dare più contrasto oppure no. In questo caso potrebbe anche essere, idem per i bianchi. Posso aumentare anche la texture, la chiarezza, ma soprattutto posso andare sulla vividezza e la saturazione. Non è importante se si è esagerata questa cosa, perché tanto appunto l'applicazione avverrà attraverso un'opacità limitata. Quindi do ok. Ed ecco il nostro effetto Orton applicato. Come vedi, si applica solo unicamente sulle luci ed è bellissimo questo effetto in questo modo. Posso anche in questo caso creare un altro livello somma, andare su filtro e altro accento a passaggio, e ancora una volta do un raggio di un pixel. Lo metto ancora una volta in sovrapponi per recuperare un pochettino alcuni dettagli, per esempio sulle foglie, eccetera. Anche in questo caso posso dare sempre e unicamente alle luci questa cosa, in modo da proteggere le ombre sostanzialmente, cioè non applicare il dettaglio alle ombre stesse, e questo è il mio effetto. Posso metterlo dentro, ad esempio, un gruppo che chiamo appunto Orton, e qui con una maschera posso poi anche andare a mascherare le parti che non mi servono o che non sono interessanti, per esempio sul cielo o su altre parti dell'immagine. Questo è il prima e questo è il dopo. Devo essere sincero, questo è l'Orton che mi piace di più in questo momento. Per curiosità, vado ad applicare questo stesso effetto ad un'altra immagine, quindi ad esempio sempre a livello somma, in questo caso non posso fare altro che duplicarlo, lo rendo oggetto avanzato, vado ad applicare una sfocatura, ok, in questo caso 30 megapixel non lo so perché l'immagine è un'immagine a bassa risoluzione, quindi direi di stare intorno al 20, 19, una cosa del genere. Ok, porto l'opacità al 12%, vado sui canali, command click o control click sul livello RGB, clic sulla maschera. Ok, adesso porto l'opacità al 25%, mi prendo un filtro Camera Raw, che vado opportunamente a modificare, alzo l'esposizione, alzo un po' la temperatura, così scaldo di fatto le parti in luce dell'immagine, alzo il contrasto per le luci, vediamo anche le ombre, lasciamole belle contrastate queste cose, ok, alzo la vividezza, alzo anche di molto la saturazione, do ok e vediamo il risultato prima e dopo. Veramente bello. Ok ragazzi, spero che questo tutorial sia stato utile e divertente. Vi lascio tutti i link in descrizione sui vari siti da cui ho tratto ispirazione per queste tecniche. Mettete un like se vi è piaciuto e soprattutto vi aspetto con i vostri commenti. Ovviamente il prossimo video sarà dedicato all'effetto Orton, utilizzando però le TK8 di Tony Kuiper. Ragazzi, per ora è davvero tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!